tutti lettori e ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria e oggi, molto banalmente, parliamo di come io ho perso 25 kg. Praticamente, qualche tempo fa ho girato un video chiamato tre cose che ho imparato dalla mia perdita di peso. Vi linko quel video lì nelle schede dell'info box perché lo trovo molto complementare a questo video lì. In quel video lì vi parlo effettivamente di come la mia vita è cambiata a seguito della mia perdita di peso. Però effettivamente quel video ha generato molta curiosità, nel senso, come hai fatto a perdere 25 kg? Oggi sono qui per raccontarvelo. Praticamente io da settembre 2015 a settembre 2016, quindi ci ho messo un anno esatto, ho perso 26 kg in realtà, però per amor del titolo del video diciamo che ne ho persi 25. Bene, sì, pesavo 90 kg a settembre 2015. Se avete visto un qualunque mio video del 2015, io penso che, cioè, lo potete ben immaginare, perché anche se mi vedevate sempre da qui in su, ho un viso pieno, parecchio pieno, avevo un collo, le braccia parecchio piene. Prima di cominciare effettivamente col video devo fare la più importante premessa che io abbia mai fatto in tutta la storia del mio canale. Questo video si chiama come io ho perso 25 kg, non come perdere 25 kg. Questo qui non è non grande scritto così, non è un video di consigli, io non vi sto consigliando come perdere così tanto peso, io vi sto riportando esclusivamente la mia esperienza. Ci sono tante persone non qualificate che fanno video qui su YouTube in cui parlano di dieta, di fitness, di allenamento. No, no, non è una cosa che si può fare. La salute è la cosa più importante che abbiamo tutti quanti nella vita. Adesso, a livello, cioè, parlando di salute, mi sembra veramente che qualunque altro video, qualunque altro argomento io abbia mai trattato sul mio canale, dai libri ai film, a tutto, sono delle stronzate in confronto alla propria salute. Se avete così tanti chili da perdere, ma anche meno chili da perdere, rivolgetevi, come ho fatto io, a dei professionisti, a un nutrizionista, a un medico, a un dietologo, a un personal trainer. Non vi affidate, non prendete per oro colato quello che vedete su YouTube o quello che leggete su internet. È una faccenda seria. Tolta questa premessa di torno, perché vi assicuro che l'unica cosa che mi terrorizzava veramente nel girare questo video era far passare il messaggio che io vi stessi dicendo come dimagrire. Ecco, è una cosa che non sopportavo, perché quello che ha funzionato per me potrebbe non funzionare per voi o addirittura essere dannoso per voi, per cui non voglio nessuno sulla coscienza. Possiamo effettivamente parlare di come sono dimagrita e di quella che è stata la mia esperienza nel perdere una vagonata di peso. Partiamo con il movimento. Adesso io, come una cretina, ho sempre pensato che io mi muovessi tanto. Io non facevo sport prima, praticamente io prima camminavo. Io ve ne ho parlato anche nel video che è uscito martedì, che si chiamava Tutto tranne i libri tag, ve lo linko nelle schede dell'info box. Uno dei grandi piaceri della mia vita è camminare. Io adoro camminare, io non ho la patente, non prendo i mezzi pubblici, il massimo per me è andare in bicicletta o farmi dare un passaggio se effettivamente c'è tanta strada da fare, però in media, specialmente da quando ho il cane, io faccio tra i 10 e i 15 km a piedi tutti i giorni. Per alcuni è una follia, per me è la normalità, è una cosa che amo, e pensavo che quello effettivamente fosse movimento. Cosa più sbagliata del mondo. Camminare sicuramente aiuta per la circolazione, aiuta adesso che sto facendo il mantenimento del peso, quindi che non sto più perdendo peso, però no, camminare serve e non serve relativamente, almeno non serviva nel mio caso per perdere effettivamente del peso. In più io facevo yoga, ho fatto un anno di yoga, ho lasciato perché non mi trovavo particolarmente bene con il maestro, pensavo che quello fosse anche lì movimento. In realtà no, lo yoga mi ha aiutato tantissimo e ve lo consiglio particolarmente se siete nel processo di perdere peso, per l'equilibrio e per la resistenza. Io adesso che faccio palestra mi rendo conto di quanto fare yoga mi abbia aiutato, però non mi serviva, non mi serviva a perdere peso. Quando effettivamente ho deciso di perdere questi 25 kg, guardate, è stato un periodo veramente buio della mia vita. Io credo che attraverso il canale, attraverso i video non si sia visto per niente, ma io stavo proprio male. Avevo 23 anni e pesavo 90 kg e io in realtà c'è stato un percorso per arrivare a questi 90 kg. Io a 19 anni ne pesavo 68 ed è stato il mio peso più basso tipo dalle medie. Io alle superiori ero veramente molto grossa e poi dopo i miei 19 anni c'è stato un periodo molto difficile, anche perché ho vissuto un lutto molto
è molto forte, quello mi va di parlare in questo momento, ho cominciato a prendere, a prendere, a prendere, a prendere. Sono arrivata a 80, ho detto no, basta. E invece poi ho continuato a prendere. E quando mi sono resa conto che ero arrivata a 90 kg è stato brutto, non mi guardavo allo specchio. Non ero me stessa, cioè anche a livello di relazione con gli altri, nessuno mi ha mai fatto pesare il fatto che io pesassi 90 kg. Non è che mi è mai stato grassona o altro, ma non riuscivo ad essere simpatica, a divertirmi come mi volevo divertire. Nei negozi non riuscivo a vestirmi come si vestivano le mie coetanee, come mi sarebbe piaciuto vestirmi. Era diventato troppo pesante, non respiravo una buona aria. Per cui quando ho deciso ok, adesso basta, io devo perdere peso, la prima cosa che ho fatto è stata andare ovviamente in palestra. La palestra è stato quello che mi ha cambiato veramente la vita. Io nel momento in cui ho cominciato a perdere, perché adesso, come credo di aver già accennato, sono in fase mantenimento del peso, per cui non sto più perdendo nonostante mi manchino 4 kg per arrivare al peso forma. Nel momento in cui ho deciso di perdere, io andavo in palestra 3 volte a settimana, fisso, mai saltato nulla. Facevo dall'ora e mezza alle 2 ore di allenamento, sempre sala pesi. Non facevo corsi semplicemente perché nella palestra dove andavo prima i corsi non mi piacevano. Non mi piacevano gli istruttori, non mi piaceva l'ambiente. È stato veramente bello cambiare palestra a un certo punto, però ovviamente ero seguita, ci andavo con un'amica, eravamo seguite. È stato veramente peso, 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 peso. Nel momento in cui io sono passata al mantenimento, considerate che credo sia stata la palestra a farmi perdere praticamente tutto. Devo essere onesta, muovermi veramente, ho capito che differenza c'era con il movimento che facevo prima, cioè camminata e yoga non erano niente a confronto di quello che ho fatto. Era un allenamento studiato precisamente per noi, facevo soprattutto tanto tapis roulant, facevo circa un'ora di cardio su un'ora e mezza, 2 ore di allenamento, che è tanto. E nel momento in cui sono passata al mantenimento invece, che è quello che sto facendo adesso, io faccio 2 volte a settimana palestra, faccio circa un'ora di allenamento ogni volta, un'ora sala pesi, sempre con allenamento creato dal personal trainer, che è molto più variegato rispetto a prima. Cioè, se prima c'era tanto cardio, adesso su un'ora di allenamento ho circa 20 minuti di cardio e tutto il resto è gambe, braccia e addominali. E poi faccio una volta zumba. Il mio istruttore di zumba è pazzo, che credo mi viene ad ucciderci praticamente. Cioè, ho fatto anche zumba con altri istruttori, mi è capitato, e mi rendo conto di quanto sia molto più pesante quello che faccio, cioè quanto sia molto più fitness zumba che faccio io, e mi mancherà tantissimo perché adesso cambierò di nuovo palestra, adesso che mi trasferisco, e lasciare il mio istruttore di zumba e lasciare zumba come la sto facendo adesso è uno dei grandi dispiaceri della mia vita in questo periodo. Quando ho cominciato con la palestra pensavo ok, dai, faccio adesso che devo perdere e poi ciao, e invece è stato molto amaro il realizzare che non potrò mai smettere di fare sport o di fare palestra. Io mi devo muovere, se non mi muovo, come mi muovo attraverso lo sport e la palestra, io prendo peso, punto. Il mio metabolismo non mi permette di camminare e basta, e fare una vita sedentaria e mangiare quello che voglio e rimanere come sono adesso, cioè rimanere a 64 kg, non posso semplicemente farlo. Se vorrò mantenere questa forma o continuare a dimagrire in futuro, dovrò per forza continuare per tutta la vita, finché le gambe mi reggono, a fare palestra, che è una cosa che mi piace, al tempo stesso mi terrorizza a morte. Partiamo adesso con la parte dieta. Io ho fatto di dieta effettivamente come mi era stata prescritta 4 mesi, ho fatto settembre, ottobre, novembre, dicembre, sì, dopo Natale, dopo le festività, dopo Capodanno, la Befana, ho ricominciato a mangiare normalmente, certo non come mangiavo prima di voler perdere peso, però comunque non ho più seguito la dieta che mi era stata prescritta. Questo perché, allora, io sono una schiappa nel seguire le diete, non sono in grado. Il dietologo mi ha dato non effettivamente una dieta, ma più che altro delle regole da seguire, e credo che quella con me, per come sono io proprio mentalmente, sia stata la salvezza. È stato detto di no pizza. No pizza non nel senso tipo pizza una volta a settimana te la puoi concedere, no, no e basta. E quella è stata la cosa, una delle due cose più dure per me da seguire. Io non so quante volte voi mangiate pizza a settimana, però fatevi un calcolo e vi renderete conto che noi, specialmente come italiani, senza pizza non ci viviamo. Io la mangiavo personalmente abbastanza spesso, e dire no netto è stato un incubo. Io da settembre a dicembre non ho mangiato una pizza, nemmeno un trancio, nemmeno una fettina, una pizzettina, intanto niente.
e mi sono resa conto di quanto ne mangiassi prima e di quanto fosse difficile da evitare, perché la pizzeria è quel posto dove vai con gli amici, quando vuoi una serata easy, quando ci si mette tutti insieme, ed è stato brutto perché se andavo in pizzeria con gli amici io tipo prendevo un primo e loro la pizza io li guardavo e dicevo no, la voglio anch'io, vi prego. Adesso la mangio, dopo dicembre ho fatto un periodo in cui ne mangiavo due al mese. Adesso la sto mangiando un po' più spesso e non mi piace, devo ritornare ad evitarla di più. Però mi piace tanto la pizza, è dura, è molto dura. Però ecco, mantenersi su due al mese, tre al mese è quello che devo imparare a fare proprio costantemente in tutta la mia vita. Evitarla di default, non so se ce la farei di nuovo. Altra regola che ho dovuto seguire, questa credo sia stata ancora più dura nell'evitare la pizza, è stata non mangiare nulla che sia stato cotto al forno la mattina, per cui niente cereali, frutta biscottate, biscotti, cornetto, niente. E lì io veramente, cioè, mi sono messa le mani nei capelli, ero tipo no. Per me la colazione è il pasto migliore della vita, io adoro fare colazione, lo adoro, cioè senza colazione io non funziono. E per me la grande gioia della vita erano i cereali. Quando ho dovuto smettere di comprare cereali, è quello che ho fatto per tutta la vita. Io da che ho ricordi, dai 3 anni fino a settembre 2015, io mi mangio una tazza di cereali tutte le cavolo di mattine e ho dovuto dirgli addio. Dovevo sostituire i cereali, quello che era stato cotto in forno, mi sono detto che potevo mangiare tutto quello che c'era di fresco, per cui frutta, yogurt, quello che mi pareva. Adesso per me è così ed è stato il grande cambiamento della mia vita, cioè escludendo il peso, veramente questa è una cosa che non pensavo sarebbe mai cambiata, invece è cambiata e non tornerei più indietro. Io ho cominciato mangiando appunto frutta, yogurt, eccetera, e poi basta. Cioè nel senso, io adesso bevo solo una grande tazza di cappuccino tutte le mattine e sono a posto così. Una volta che mi sono spurgata dal mangiare così tanto la mattina, non ho più sentito la fame. Per carità, io se non bevo il cappuccino la mattina muoio, non funziona, cioè non esiste, mi viene anche la nausea se proprio non prendo niente la mattina. Però per dire, non ho fame la mattina, mi basta quello. Se mi sveglio con un po' più di voglia di colazione, faccio semplicemente una tazza più grande di cappuccino e sono a posto così. E quello credo abbia buttato giù un sacco di peso, perché alla fine i cereali, specie quelli che mangiavo io, poi erano zucchero, calore, grassi, saturi, sale. No, non era sicuramente qualcosa di sano e sono felicissima di essermi tolta quelle cose davanti. Adesso che sono in fase di mantenimento, per me funziona così. Allora, i cereali, non li potevo poi escludere del tutto. Io mi comprerò una confezione di cereali ogni, non lo so, da quando ho finito a dicembre credo di aver comprato in totale 3 confezioni di cereali. Perché ogni tanto proprio come regalo, cioè per me andarmi a prendere Frosty dal Conad è come comprarmi una borsa di Chanel, non sto scherzando. Io una volta proprio, quando li prendo allo scaffale, ah, sì, venite a casa con me. Però ecco, vi giuro, saranno state 3 di numero da dicembre 2016 ad oggi. L'altra cosa però è che se io vado a fare colazione fuori al bar con le amiche, il cornetto lo prendo, ecco, quella è una cosa che vi voglio concedere, perché sto vivendo una bella giornata con le mie amiche, con il mio ragazzo, magari in occasioni speciali per cui siamo usciti a fare colazione. Non essendo una cosa che capita spesso, ci capiterà 3 volte al mese, mi sento di potermi concedere il cornetto. Altre 2 cose che mi sono state vietate, che però io non ho sentito per nulla perché erano cose che già non facevo, erano uno, mescolare mozzarella e pomodoro. Io non mangio pomodoro, per cui per me è stato semplicissimo, la pizza la prendo bianca, per cui niente. E latte animale e caffè, mi è stato detto di no. E anche lì non ho avuto problemi perché io già bevo solo latte vegetale, latte di soia o latte di riso, quindi non mi si è posto il problema. Ho eliminato il latte animale per via dell'acne, infatti vedete, ho mangiato formaggio in questi giorni e il mio mento si è ribellato. Ecco, i formaggi, cioè col latte animale sì, li mangio, però il formaggio non è una cosa che mangio tutti i giorni, per cui me la concedo, in questi giorni ne ho mangiato un po' di più. Infatti ultima ma non ultima tra le regole che mi erano state date è stato la cena alle 7:30 massimo. Adesso io so che al nord è molto normale cenare presto, per me che sono pugliese e sto, anche se vivo a Bologna, vivo con un ragazzo pugliese, e non è tanto normale cenare alle 7:30, è stato un cambiamento allucinante.
tra settembre e dicembre, sì, ho sempre cenato alle 7-7:30, se eravamo a casa anche se uscivamo fuori, uscivamo molto presto. Adesso ci siamo settati sulle 8, 8 e mezza ogni tanto, se usciamo 8 e mezza, se siamo a casa 8 e non mi piace, devo ricominciare a cenare alle 7:30, deve essere un'abitudine che devo prendere per la vita, perché mi sentivo molto meglio quando, cioè non solo ecco dimagrimento, proprio in generale organismo, mi sentivo molto meglio quando sono alle 7:30 rispetto alle 8. Non vi ho citato dolce e frittura perché il dietologo è dato per scontato che non dovessi mangiare dolce e frittura, e lo do per scontato anch'io. Ne mangio molta meno rispetto a prima. Io adoro la frittura e adoro i dolci, cioè per i dolci ho una passione sconfinata. E non è che non ne mangio sia frittura sia dolci, da settembre a dicembre no, niente, mai, però mi regolo, mi do una regolata, se ho mangiato dolci per 2 giorni di fila di certo il terzo non me lo mangio, ogni tanto me lo concedo perché comunque si vive una volta sola e non è giusto privarsi di queste cose se non si hanno patologie, però sicuramente sono molto più accorta nelle mie scelte. Lettori, è così che io ho perso 25/26 chili. È stato un momento in cui ho detto no basta, ed è semplicemente basta, cioè non vi so nemmeno spiegare, perché molte volte mi viene chiesto come hai trovato la forza, come hai cominciato, e la verità è che ho cominciato e basta, sono arrivata al punto in cui non potevo più andare avanti con il peso che mi portavo dietro e sentirmi pesante, ed essere giovane poi sentirmi pesante, sentire che non mi stavo godendo la vita e pensare cavolo non avrò mai più 20 anni, che sto facendo? Ecco, quello è stato quello che mi ha dato il via. Tornando indietro, vorrei tanto tozzare. Tozzare è italiano o è dialetto? Sono talmente abituata a usarlo come termine che ho dubbio. Vorrei bussare, mettiamola così, così non abbiamo dubbi, alla testolina della Valeria sedicenne, dirgli posa giù quella Kinder Delice. È buona, ma fidati, posala. Vorrei aver preso questa decisione prima, anche un anno prima, anche 2 anni prima. Sono così felice adesso con il mio corpo, nonostante non sia un peso forma. Io adesso porto una 44 piccola, nel senso che non sono una, sono ancora troppo grossa per una 42, però non sono una 44 piena, e sono felice, anche se non porterò probabilmente mai la 38, anche se le mie braccia, vabbè adesso il maglione, ma fanno ancora questa cosa, ho un sedere che si potrebbe decisamente ancora ridurre. Sono felice, ed essere felici nella propria pelle è la sensazione più bella che potrete mai provare nella vita, credetemi. Il corpo che abitiamo è la nostra vera casa, a parte gli appartamenti, le ville, i sottoponti, il vostro corpo è la vostra casa ed è la cosa con cui convivrete per tutta la vita. Fate in modo che la vostra casa, il vostro corpo siano esattamente come li desiderate. Basta impegno, basta rivolgersi a dei professionisti, non mollate, perché nel momento in cui arrivate al punto d'arrivo e vi siete sforzati talmente tanto, avete pianto, io ho pianto, vi assicuro, non è un percorso facile, nessuno qui magari vi ho dato l'impressione che sia stato facile, non è stato facile, ma ne valsa la pena, e ogni secondo in cui ho vissuto quel periodo ho sempre pensato ne valsa la pena. Ci tenevo a fare questo video principalmente per dirvi questo: non mollate, migliorate la vostra vita, siate fieri di voi stessi. Io vi mando un bacio, vi chiudiamo qui perché siamo diventati troppo sentimentali. Vi ringrazio per avermi fatto compagnia fino a questo momento, lasciate nei commenti tutto quello che vi va e noi ci vediamo giovedì.